pomeriggio a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Aroma Letterario. Oggi torna un autore volutamente scelto da me perché ha scritto un altro libro, io l'ho letto, l'ho studiato, me ne sono innamorata e sono sicura che molti degli ascoltatori si appassioneranno a questo titolo, ma intanto vi presento il nostro autore, Marco Careva, che è tornato qua. Bentornato, Marco. Ciao Silvia. E grazie per questo nuovo invito. Guarda, io buongiorno sono a tutti gli ascoltatori. Sono felicissima che tu abbia accettato. Allora Marco, io direi, nonostante magari qualcuno già ti conosce, ma ci sono nuovi ascoltatori, io direi fai una piccola presentazione di te, così anche chi non ti conosce oggi scoprirà la tua veste di scrittore. Allora, io sono Marco Careva, scrittore, e questo, diciamo che questo è il mio terzo libro che presento, perché è il nuovo momento di questo cammino che ho cominciato a intraprendere, così come per gioco, per voglia di raccontare, come dico sempre, fin da bambino, perché fin da bambino mi divertivo a raccontare le storie che inventavo, perché io sono figlio di una poetessa che fin da bambino mi raccontava le sue poesie, i suoi racconti per farmi addormentare, per intrattenermi, e ho sempre imparato, fin da subito ho imparato a giocare con le parole e a divertirmi a costruire le mie piccole storie. Ero un bambino, quindi erano piccole storie che rappresentavo sotto forma di fumetto. Dopo questo inizio, un po' la gioventù, un po' ho lasciato perdere questa passione per tante altre cose che avevo da fare, e negli ultimi anni ho ricominciato a scrivere appunto sempre per divertimento, per me stesso, perché dico sempre che per uno scrittore scrivere è un po' pensare a se stesso, mettere un po' ordine in tutti i pensieri. E così ho ricominciato a scrivere attraverso dei racconti brevi che appunto mi divertivo a raccontare la realtà intorno a me vista un po' con i miei occhi. Questi racconti non ci pensavo neanche, io appunto li utilizzavo scrivevo per passare il tempo. Questi racconti però, a sorpresa anche, sono stati scritti, o io ho scritto, preso dall'entusiasmo, a vari concorsi. Ho cominciato così a scrivere, a partecipare ai concorsi e a classificarmi anche sempre in ottime posizioni tra i primi posti. È stata la giuria di uno di questi concorsi che mi ha spinto a provare a pubblicare. Così è nato il mio primo libro, una raccolta di racconti che ho pubblicato, caspita, ormai qualche anno fa, una raccolta di racconti, 10 racconti, che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Ha vinto anche numerosi premi a concorsi nazionali per racconti e con diverse tematiche, storie speciali di persone normali, che appunto è un po' la realtà che mi circonda vista con i miei occhi e raccontata con le mie parole. Dopo questa avventura sono stati i lettori stessi, la casa editrice, a chiedermi il romanzo, chi mi diceva che un vero scrittore deve scrivere prima o poi il suo romanzo. Anche tanti lettori che hanno apprezzato i racconti mi hanno chiesto ancora di leggere qualcosa, e con il tempo mi è venuta l'ispirazione per il mio primo romanzo dal titolo Bunker, storia di amore e crimine. Questo romanzo che è una storia d'amore ambientata nel mondo della lotta alla criminalità, perché ci tenevo a raccontare questa tematica, perché come vediamo tutti quanti ogni giorno dal telegiornale, la criminalità organizzata soprattutto è ancora presente nel nostro paese, e quindi è giusto parlarne e raccontarne. Questa storia d'amore è ambientata nel mondo della criminalità, appunto, l'intento era parlare della lotta alla criminalità, però volevo addolcirlo
con questa storia d'amore, non volevo scrivere un saggio sulla criminalità o sulle forze dell'ordine, non ho abbastanza neanche le conoscenze, non sono membro delle forze dell'ordine, e quindi questa storia d'amore è un amore difficile, un amore pericoloso, e però, come sappiamo, gli amori difficili, prima di tutto l'amore non sceglie, cioè l'amore sceglie, possiamo dire, anche a caso, o forse no, però sceglie lui e sceglie anche, può cercare anche di manifestarsi in situazioni difficili o impossibili, e anzi a volte un amore così diventa anche un amore interessante e stuzzicante. Però appunto cioè l'intento era parlare della lotta alla criminalità con questi due personaggi. Uno è un bravo poliziotto del nord che viene inviato al sud Italia per indagare su dei criminali, i famosi latitanti, che si nascondono nei bunker, questi luoghi nascosti sottoterra, dal titolo bunker, bunker, trovare questi criminali. Il libro comincia con l'arresto di uno di questi criminali eccellenti, che è proprio il marito di una delle donne più belle del paese, e questo poliziotto, Giovanni, scusate, Luigi è il suo socio, questo poliziotto Giovanni comincia a fare delle indagini su questo criminale che ha appena arrestato, e deve indagare sulla sua famiglia e i membri della sua cosca, e appunto conosce anche la sua moglie, che si chiama Laura, come ho detto, la donna più bella del paese, però si aspetta dalla moglie di un criminale che sia una donna un po' sprezzante, interessata solo al lusso, prepotente, invece scopre il contrario. Laura, questa donna, è una donna che appunto è il contrario, è una donna di buoni principi, che cerca di fare del bene per se stessa e per il suo paese, tutte le persone che conosce. E conoscendo questo poliziotto, si accorge che la strada che ha scelto non è la strada giusta per se stessa, perché appunto Laura è una persona buona, e quindi capisce che solo con un aiuto esterno forte, in questo caso come il poliziotto Giovanni, può riuscire a portarla fuori da questa situazione. Solo che cambiare vita, cambiare il proprio mondo, e quindi possiamo immaginare come possa essere difficile. Però tra i due scoppia anche un sentimento, e si sa che con l'amore si può cercare di fare tutto e di ottenere tutto quello che vogliamo. Alla fine l'amore vince sempre su tutto, su ogni cosa. Dopo questo romanzo, Bunker, si può dire che io continuo a scrivere, scriverei anche, scrivo in qualsiasi momento. Benissimo, insomma, una bella descrizione, quindi tanta carne al fuoco. E oggi sei qui perché è nato un altro libro, ormai sei inarrestabile nella tua scrittura, scrivi a qualsiasi ora del giorno e della notte, già mi immagino, ormai tu vivi di scrittura, non ci si può fare nulla. E quindi abbiamo questo libro, il titolo è Lucky, storia di due destini inseparabili, edizioni Book Road. E quindi Marco, qui abbiamo un libro, si cambia un po' genere, no? Perché qui abbiamo un libro intanto scritto in una maniera molto particolare, se mi permetti, che mi ha appassionato subito e secondo me coglierà anche gli ascoltatori, chi avrà anche piacere di leggerlo. Perché abbiamo un libro scritto con due punti di vista che si alternano lungo la descrizione. Perché abbiamo tre protagonisti principali, io direi, che sono Gino, un signore già attempato, un nonno. Abbiamo Daniele, che è il figlio, e poi abbiamo Lucky, che è il cane. Questo meticcio E dà il titolo molto al libro. esatto. E Per io numero innanzitutto, uno. prima di, come dire, prima di partire con il racconto, ti chiederei come mai hai avuto questa intuizione, quindi di alternare
all'interno del romanzo i due punti di vista, perché ci sarà il racconto in prima persona fatto da Gino e il, diciamo, parti del racconto in prima persona fatte da Lucky, proprio dal cane. Ce la racconti? Questo, come detto, io non smetto mai di scrivere e posso dire che questo nuovo libro non mi è stato ispirato per, come per tutto quello che ho scritto, racconti, il mio romanzo, non mi è stato ispirato da quello che vedo, quello che sento, quello che mi succede nella realtà che mi circonda, come appunto tutto quello che ho scritto fino adesso. Questo libro mi è stato ispirato poco per volta, posso dire ogni sabato mattina per tanti anni, perché questo libro è un po' il frutto di tutto quello che ho imparato, sia concretamente che emozionalmente nel mio volontariato, perché io sono anche volontario ed educatore cinofilo in canile e da tanti anni ormai qua vicino, presso, se posso dirlo, il canile Fusi di Lissone, qui faccio il volontario ed è un'esperienza. Io amo i cani, gli animali, ho sempre avuto fin da bambino cani a accompagnare la mia vita e ho deciso un po' di anni fa ormai di intraprendere questa esperienza, che è un'esperienza che davvero ogni sabato mattina quando faccio il mio turno mi dà tanto. Io do tanto per questi cani poverelli e sfortunati che si trovano a pagare colpe non loro. Io mi impegno al massimo, però ricevo tanto e tutti i giorni torno a casa davvero stanco, ma col cuore pieno e grande, perché questi animali, anche a me che non sono il loro proprietario, comunque mi conoscono, sanno che quando arrivo quella si esce e si mangia, e quindi sono sempre contenti di vedermi, ed è uno spasso stare con loro e soprattutto anche imparare tutti i giorni da diverse razze, diverse età di cani, maschi, femmine, cuccioli grandi e quindi anziani, e quindi c'è sempre tanto da imparare. Davvero una bella esperienza che consiglio a chi ama i cani e ha qualche ora di tempo libero. Questo libro appunto mi è stato ispirato da questa esperienza e appunto ho voluto scrivere questa storia, raccontare questa storia vista da due punti di vista differenti, quello di un cane anche un po' abbastanza, cioè, comune, non di razza, un po' meticcio, lo dice lui stesso, anche se dice che non sa bene, lo pensa lui stesso, anche se pensa che non sa bene cosa significhi, però ha imparato a memoria. E è anche per questo che ho scelto di dargli nome Lucky, ho voluto dargli un nome, uno dei nomi più comuni che si danno a questi amici pelosi, appunto per raccontare la storia di Lucky, che è un po' la storia che potrebbe essere quella di tanti cani. E ho voluto raccontare il suo punto di vista, che è un punto di vista che tratta di amicizia con l'uomo, ma anche di abbandono, di crescita personale. E è stato importante raccontare, oltre a questo punto di vista, perché ho voluto parlare anche dell'abbandono non solo delle dei cani e degli animali, ma anche di tante realtà che riguardano le persone. Spesso sono anziani, sono persone che sono emarginate, e quindi anche loro soffrono di abbandono e di un'emarginazione sociale, una sensazione un po' sempre di andare alla deriva, di essere sempre ai margini. E questo è per questo ho voluto anche raccontare la storia di Gino, che un tempo era il proprietario di Lucky e un tempo erano una famiglia, però si sa, ci abitavano con Lucky e il loro figlio Daniele, però si sa che la vita spesso si diverte a scompaginare un po' le carte, e e Daniele, il loro figlio, ha lasciato la casa di famiglia per andare a vivere con la sua compagna. Lucky è rimasto con Gino e sua moglie Claudia per un po' di tempo, fino a quando purtroppo Claudia se n'è andata, e così Gino è rimasto solo con Lucky. Solo che per Gino è stato un colpo troppo forte e una responsabilità troppo grande accudire Lucky,
che era un po' come il ricordo di sua moglie che l'aveva appena lasciato. E quindi Lucky è andato nella famiglia del mio figlio Daniele. Solo che non tutte le famiglie sono adatte ad ospitare cani, e qui ha trovato un po' la diffidenza della compagna del figlio di Gino, e anche lui ha cominciato a capire che per lui le cose erano cambiate. E Lucky è un cane che non parla, perché sennò sarebbe stato un racconto, saremmo andati un po' troppo nel fantasy, però è un cane pensante. E tutti quelli che hanno un cane o che hanno avuto esperienze con i cani sanno che i cani pensano benissimo, e c'è anche il mio bassotto Mirtillo che ogni tanto cerca di farmi fesso per ottenere quello che vuole, e quindi i cani, chi li ha o chi li ha avuti, sa benissimo che pensano e come. E quindi il mio Lucky è un cane pensante, e ho voluto utilizzare Lucky per dire a noi umani che leggiamo il libro com'è il mondo visto dai cani, perché io ormai, dopo quasi 10 anni di volontariato in canile, i cani li conosco benissimo, so benissimo com'è il loro mondo, e mi sono divertito a raccontarci il mondo visto dai loro occhi, e quindi magari capire anche comportamenti che noi consideriamo giusti e invece non sono corretti. Questo nella mia piccola esperienza di tutto quello che ho imparato nel volontariato, anche nelle associazioni animaliste in questi anni. Ho voluto utilizzare la storia di Lucky per raccontare sia la mia esperienza, sia anche, non per insegnare, perché è una parola che non mi piace utilizzare, ma per raccontare la mia esperienza, che può essere quella in comune con tanti ascoltatori che in questo momento stanno ascoltando. Poi teniamo anche conto che alcune tematiche fanno anche sempre riflettere, quindi se c'è anche un buon uso della letteratura e dei libri in questo caso è affrontare dei temi, delle situazioni, e magari dare anche uno spunto in più alle persone. Marco, io direi di fare la nostra pausa musicale, perché hai già raccontato bene un po', insomma, quello che è un po' la storia del libro. Adesso, prima magari di inoltrarci in qualche approfondimento, direi pausa musicale, poi torniamo qui ad Aroma Letterario a parlare con te. A dopo. Bentornati ad Aroma Letterario. Oggi abbiamo deciso che stravolgiamo un po' l'orario e facciamo una pausa sola, perché giustamente ogni tanto bisogna cambiare. Tanto Marco, come abbiamo visto, non ha problemi nel raccontare, è piacevolissimo ascoltarlo ed è un peccato interromperlo. Quindi Marco, ti tocca fare questa bella puntatona di filata. Grazie. Ascolta, allora, abbiamo spiegato prima, o meglio, tu hai spiegato già un pochino, giusto per dare l'assaggio, quell'assaggio curioso ai nostri ascoltatori. Io magari mi soffermerei su uno o due aspetti del libro, per non svelare troppo, perché sennò poi diamo troppe informazioni. Lo spoileriamo. Esatto. Qui, come dico i giovani. Bravo, vige la regola, zero spoiler. E mi soffermerei però su due aspetti, che sono: uno, Gino, perché Gino secondo me incarna molte situazioni che possiamo incontrare nella vita quotidiana, perché dunque lui è un carattere, un personaggio molto complesso, direi. C'è quella vena di tristezza, c'è comunque una vita passata con magari anche degli errori, degli sbagli, un po' come tutti noi, no? Alle volte, se noi ripensiamo a tutta la nostra vita, facciamo una sorta, no, un po' di autovalutazione, vediamo aspetti positivi, negativi. In lui questa complessità secondo me emerge mentre lui racconta, no, alcuni aspetti, alcune vicende. Come sei riuscito tu a bilanciare un po' questa tristezza, ma anche la enorme speranza che poi emerge nel corso del libro? Gino è un personaggio che
che amo un sacco e stimo un sacco, perché Gino senza Lucky non è solo un libro. Uno può pensare anche dalla copertina bellissima che ha realizzato Book Road. No, cioè, il mio libro non è una storia, classica storia di amicizia tra uomo e cane, buoni sentimenti, qualche disavventura che succede, di quelle più classiche. Come ho detto prima, oltre alla storia di Lucky, ho voluto anche raccontare un'altra storia che sa anche questa di abbandono, di una vita ai margini, e ho voluto raccontare la storia di chi più mi sembrava adatto a rappresentare questa tematica, una persona anziana che anche lui, come Lucky, che è un cane meticcio, un cane comune, anche Gino è una persona che possiamo incontrare tutti quanti al supermercato, in attesa sul pullman. Una persona comune che, essendo ormai di una certa età, ha le sue difficoltà a vivere comunque una società che sta cambiando in fretta. Lo vedo io che ho 40 anni, 45, cioè lo vedo io che una società che cambia in fretta con tante sempre novità, soprattutto anche tutte queste novità della tecnologia che dicono che dovrebbe aiutarci, ma tante volte è così complicata o non funziona che rende la vita più complicata invece di più semplice. E anche lui, il mio protagonista, Gino, si trova a fare i conti con questa nuova realtà che è diversa dalla sua, e da lì nasce il ricordo di Gino di tempi passati in cui c'era ancora sua moglie, e capisce ora che la sua vita ha cercato sì di farla passare al meglio, ma non l'ha sempre dato il peso alle cose importanti, ai sentimenti, alle emozioni, al divertimento, perché no? Si è sempre un po', diciamo, lasciato vivere, si è sempre un po' fatto passare i giorni, e adesso, anche alla sua compagna Claudia, forse adesso si accorge. Come sempre ci accorgiamo dell'importanza delle cose, come sempre no, però può capitare che ci accorgiamo dell'importanza delle cose quando vengono a mancare. E adesso che Gino ha perso la sua compagna, capisce quanto era importante questa vita insieme, e quanto era importante Claudia, perché era per lui come un pilastro, una colonna che sorreggeva tutto il suo mondo, un mondo semplice, un mondo fatto di piccole cose, però lei era sempre il suo punto di riferimento. E ora che non c'è più, Gino si sente un po' perso, e dopo appunto aver perso la moglie, il cane che è andato a vivere dal figlio, si trova da solo a fare i conti con una realtà che non è più quella che conosceva, una realtà che non è più quella che aveva imparato a vivere, e quindi capisce anche lui che la sua vita sta andando un po' ai margini, un po' alla deriva. E appunto cerca nel ricordo. Capisce che ora ha la possibilità di recuperare, perché lui ancora tempo ne ha,
come pensa la sua amata Claudia, lo guarda dallassù ovunque si trovi e vuole vedere un Gino che reagisce, che fa vedere il mondo che è ancora valido e ancora da dare, non una persona che si rintana nel ricordo e delle cose passate che non tornano più. Posso dire che nel ricordo di questi tempi che sono passati, non torneranno, però capisce tutta l'importanza che avevano e che un po' lui si è lasciato sfuggire. E come amo dire quando presento questo mio nuovo libro, come la vita si diverte a volte a togliere, a scompaginare un po' le carte di situazioni che possono anche essere ideali, come la vita toglie, la vita può anche dare e può dare l'opportunità di ripartire, l'opportunità di farsi forza in seguito alle disgrazie che capitano a tutti, di farsi forza e di ripartire e di diventare anche nel ricordo di questa esperienza negativa delle persone migliori che hanno imparato da quello che è successo. Un po' è quello che ho cercato di raccontare con questo libro. Alcuni, come dicevo prima a Silvia, mi chiedono se questo libro fa piangere nel ricordo delle cose belle, però questo ricordo di cose belle ci spinge, o almeno spero che l'intento di questo libro è spingere il lettore a ricordare che c'è tanta speranza, oserei dire. Dare sempre una speranza, perché appunto è dal ricordo dei tempi passati che non ci sono più, possono essere motivo di ripartire e di essere persone anche migliori. Quello è il grande potere che ha l'introspezione, no? Per cui ci permette di guardare un po' all'interno di noi, raffrontarci, e ci permette anche, come hai detto tu, appunto, di trovare quella speranza che si possa sempre magari redimersi, si possa comunque completare magari anche un passaggio della propria vita che è stato, in alcuni casi è stato anche negativo, ma si può, come dire, sì, io non userei proprio il termine migliorare, però diciamo che si può, come dire, equilibrare forse, ecco, se arriva a un certo punto della vita in cui ci si equilibra, si ritrova un po' la pace con noi stessi. Il senso che mi ha dato un po' Gino è stato quello, soprattutto in alcune situazioni che ovviamente non dico, ma che vengono trattate poi all'interno del libro, diciamo che trova un po' una pace con se stessa, aveva un po' di pensieri, ecco, se pensava a qualche accadimento della propria vita, ma quello secondo me capita ad ognuno di noi, e quindi il bello anche in cui ci possiamo avvicinare di più a Gino è proprio quello che ci rispecchia un pochino in quello che proviamo tutti i giorni nella nostra quotidianità, quindi ci arriva un po' al cuore. E mentre, Marco, ti chiederei una domanda che sembra un po' scontata, soprattutto quando parliamo di magari situazioni come il canile. Quanto è stato difficile far parlare Lucky? Perché tu hai dato proprio quasi un carattere alla sua voce, alle sue sensazioni. Quanto è stato duro? A certi momenti è stato duro, sì, perché sia quando raccontavo di Lucky, anche raccontavo di Gino, ovviamente quando si raccontano le nostre, diciamo, le pene dei protagonisti delle mie storie, sono pene che in quel momento io sto scrivendo e sto vivendo dentro di me. Infatti cerco sempre di scrivere tematiche che mi stanno a cuore, che tengo a poter raccontare a più persone possibili.
e quindi sono, cioè, tematiche che, se sono dolorose, io sono il primo, mentre scrivo, a soffrirne, e quindi diciamo, raccontare la storia di Lucky a momenti non è stato semplice. Non è stato semplice in quali momenti? Quelli in cui mi viene in mente la storia che vivo, che sto vivendo ogni sabato mattina quando faccio il mio turno dai miei amici pelosi disperati, quella storia, appunto, mi viene in mente quella storia, e quella è quella che cerco di raccontare. E sono storie che sono certamente storie di abbandono, storie di delusione, perché nel canile ovviamente vedo questi cani che sono stati abbandonati senza un perché, da un momento all'altro. Immaginate essere in una famiglia, in una casa calda e accogliente, e da un momento all'altro vi trovate in un canile con altri 30-50 cani che abbaiano, altri odori, altre persone, e è un inferno. E purtroppo io, da volontario, ho visto anche chi ha il coraggio, persone che hanno il coraggio di portare i propri cani e salutarli con la manina e lasciarli in canile per sempre. E mi vengono in mente le reazioni di cani che si spezza il cuore, e quindi si vede proprio. E quindi vedendo queste scene, ricordandomi queste scene, a volte trattando nella tematica del mio Lucky la tematica dell'abbandono, ovviamente non è stato semplice parlarne, però come ho fatto, ho cercato di fare nei miei racconti, nel mio romanzo Bunker, ho cercato di parlare, di trattare questa tematica, perché appunto penso sempre che lo scopo di ogni scrittore sia intrattenere, far passare del tempo libero prezioso nel migliore modo, cioè leggere e leggere bene. Ma uno scrittore deve anche raccontare, visto che ha la possibilità di parlare a più persone possibile, ha questa responsabilità di trattare delle tematiche che sono tematiche sociali, che riguardano tutti quanti. Dopo la tematica della lotta alla criminalità che ho trattato nel mio romanzo, ho voluto trattare questa tematica dell'abbandono anche dei canili, perché ho visto in questa esperienza che c'è ancora un po' di diffidenza a volte a parlare di canili. Tante persone pensano che ancora in questi luoghi ci siano cani, solo cani pericolosi, mordaci, che arrivano dalle risse, queste cose. Invece ci sono ospiti di ogni tipo, cani che sono bravi, sono buoni, aspettano solo di avere un'altra possibilità. E quindi era giusto cioè raccontare a tutti quanti che i canili sono dei luoghi davvero di ripartenza per queste anime sfortunate, che sono dei luoghi che, se gestiti bene, con passione, con amore, come cerco di fare io e tutti noi volontari responsabili, sono luoghi davvero di ripartenza. E invito sempre chi cerca il proprio nuovo compagno peloso da ospitare a casa di visitare i canili e dare una nuova possibilità a questi ospiti sfortunati, a questi cani sfortunati. Ora, su questo mi trovi assolutamente d'accordo. Poi chi mi conosce lo sa, all'inizio della radio abbiamo parlato della nostra mascotte, che è Kiruna, il lupo che presidia la sala radio, la sede radio. Insomma, qui gli animali hanno libertà, ecco, di entrare negli uffici, di andare dove vogliono, perché così è giusto che sia. E Kiruna è proprio la prova che i cani non sono mai cattivi. Lui è stato picchiato, o meglio, è stato proprio utilizzato per essere picchiato davanti alla mamma, perché il suo ex padrone voleva il cane, quello cattivo. La mamma ovviamente era dolcissima, e quindi
ha usato questi brutti metodi, ma io ho un cane che è una dolcezza vivente, è un lupo, per cui il lupo cecoslovacco ha la sua esigenza, ha il suo carattere, eccetera. Però io sono dell'idea appunto che ben vengano gli educatori cinofili, perché più che educare il cane c'è bisogno di educare i padroni, e qua mi prendo tutta la responsabilità di quello che dico, perché nel più delle volte è l'essere umano che confonde il comportamento, confonde le azioni e confonde l'animale, che poi ha per noi una predilezione enorme. E chi ha avuto dei cani e leggerà questo libro, vi posso garantire che ritrovate proprio il legame di sguardo che c'è tra il cane e il padrone. E l'essere umano, a me non piace nemmeno definire padrone, però tra l'essere umano, perché quel gioco di sguardi che, ripeto, solo chi lo vive può capirlo. Nel libro è molto intensa questa parte e secondo me hai fatto veramente un ottimo lavoro, Marco, Grazie. perché lo hai espresso nelle parole con cui hai fatto parlare Lucky. E non solo Lucky, perché poi scoprirete anche che ci sono dei momenti quasi divertenti, perché giustamente ci sono anche degli altri piccoli personaggi a Sì, là chi contorno. fa Ci anche sono. ridere, dai, fa anche Esatto, ridere, no, ma quindi insomma. infatti. È anche divertente, appunto, tipo Carlino, poi c'è Jack, quindi ci sono anche altri cani con cui giustamente Lucky si interfaccia e comunica, e insomma è molto leggera quella parte, quindi non pensate che sia. Come sono divertenti tanti momenti che comunque mi capita di trascorrere anche i canili, scherzando con i cani, giocando con i cani, gli altri volontari, cioè Infatti. davvero puoi immaginare che momenti di gioia ci fanno vivere i cani del canile. Quello sì, quello sì. Tra l'altro io vorrei precisare che il libro che ha scritto Marco non è un libro crudo, quindi non aspettatevi un libro davvero sulla crudezza, spero che si dica giusto questo termine, o Giusto, sulla penso di crudezza, sì. ok, proprio dell'ambito del canile. Il canile è perché c'è questo passaggio, poi c'è anche scritto comunque nella seconda di copertina. Giunge lì per n motivi, chi lo leggerà poi scoprirà il perché e per come, però è tutto trattato in maniera molto leggera. È un libro che, come dicevo all'inizio, mi chiedono se fa piangere perché ovviamente l'emotività può giocare un ruolo fondamentale, però non fa piangere perché ci sono le scene brutte, ecco, per farvi capire, non voglio spoilerare troppo, però sappiate che non si parla di negatività, anzi, questo è un libro che quando lo leggete vi dà veramente uno spunto di speranza, di riflessione, giusto Marco? Giusto, sì, brava, hai detto che sì, anche se può capitare che faccia anche versare qualche lacrima, Fa fa sempre commuovere, comunque, dai, diciamo commuovere, è ecco. sempre per scene, non è mai per scene brutte. No, no, infatti, sono quelle lacrime di commozione quasi gioiosa perché Perché pensi. giustamente uno pensa a Canile e dice magari sono tutte scene così di questi luoghi, di abbandono, di violenza, eccetera. No, no, assolutamente. Non era il mio intento questo, essere, trattare tematiche crude o usare uno stile o un linguaggio crudo. Era una storia che fa emozionare, sì, però senza disperare. Ci sta o no? Esatto, ci sta, ci sta, Emozionare senza disperare, però. mi piace Non questa l'avevo tua mai detto questo. descrizione. No, non assolutamente, concordo, concordo in pieno. Allora, noi siamo quasi sul finale, però ci tenevo ancora, prima di chiederti la Roma, perché nel fuori onda ti ho chiesto proprio di pensarci così al volo, come sempre, ti chiederei se hai voglia di raccontarci, ovviamente se non è la fine, se c'è un momento che a te ti dà una sensazione bella. Che se tu dicessi, guarda, raccontami con una bella emozione un pezzettino di questo libro, quale parte ci racconteresti? Proprio magari una parte che ti è piaciuto molto scrivere, che ti ha divertito. Ci sto pensando, perché è una bella domanda, grazie, non me l'hanno mai chiesto. Una scena che mi è piaciuto, guarda, mi viene subito in mente la scena forse
E insomma, me ne vengono in mente tante perché insomma è un po' Lucky, è come per tutto quello che scrivo, un po' una parte di me. Una scena bella, non riguarda Lucky, non riguarda una scena di Lucky, ma una scena di Gino e uno dei ricordi di Gino in cui si ricorda la vita trascorsa con la sua compagna Claudia e va ad un ricordo che lui stesso dice che in quel momento lui che per lui che lo stava vivendo era un ricordo normale, un ricordo che stava vivendo senza emozionarsi, diciamo, più di tanto. Invece è quando lui ricorda di uno degli ultimi delle ultime volte che raramente usciva con la moglie, era andato a fare una gita e in quel momento, sdraiato con la sua compagna sul prato, avevano fatto un picnic, mangiato delle cose che si erano portati da casa, come quando erano giovani e ragazzi. Lui ricorda questo momento e si dice e si commuove ora perché lui, Gino, come hai potuto leggere anche tu, è un cuore duro. Lui cerca di essere un cuore duro anche se gli capitano le disgrazie, però lui in quel momento capisce che quel ricordo è il ricordo, uno dei ricordi più dolci che poteva avere, cioè uno dei ricordi più dolci che ora capisce, è il momento in cui capisce che quello è uno dei ricordi più dolci che ha avuto negli ultimi tempi, anche se in quel momento non ci dava peso. Forse adesso capirlo così a freddo, dopo del tempo, forse lo rende ancora più prezioso. Quindi adesso arriviamo alla parte un po' finale, quella che a me piace anche di più perché sono curiosissima e quindi, visto che oggi abbiamo un po' stravolto i nostri blocchi, ti chiederei, quindi a questo punto, qual è l'aroma letterario di Lucky? L'aroma letterario, così insomma su due piedi ho pensato che non può che essere Mirtillo. Perché Mirtillo? Perché è il nome del mio bassotto e si può dire che mi sono ispirato un po' anche a lui nello scrivere questa mia nuova storia. Mirtillo ha fatto parte integrante di questo lavoro, di scrittura. Sì, certamente ho messo dentro, ci ho messo un po' anche del mio bassotto Infatti ricordiamolo appunto che Mirtillo, per chi non lo sapesse, è il bassottino di Marco che insomma vive insieme a lui, perché tu ne hai più di uno, se non mi ricordo male, vero di No, no, cane? no, no, bassotto, è solo lui, Ah, anche solo perché Mirtillo, ok. sì, anche perché è un bassotto maschio. Chi conosce i bassotti sa che Bel caratterino, sono, eh? sì, loro sono piccolini, ma pensano di essere 10 volte più grandi, non se ne loro rendono pensano di essere dei conto. piccoli leoni, E eh. sì, loro sono proprio dei boss e vogliono farli anche sempre. Le prime I ca donne. esatto, i capi della situazione, le prime donne, ma spesso non capiscono che non sempre si può fare. Tutte le persone che hanno bassotto mi hanno detto la stessa identica cosa, quindi deve essere Sì, proprio lui caratteristica loro. cani, se non gli piacciono, che li vede in giro quando è, se non gli piacciono, anche se sono alti 10 volte più di lui, lui comunque si deve far sentire e deve far capire a tutti che è arrivato bassotto. Giustamente, silenzio tutti, adesso passa Mirtillo. Ah, ci Esatto, sta, ci sta. Chi siamo noi, quindi no, per abbassare la sua stima in tutto questo? No, è veramente. Ogni tanto vedo qualche foto che posta Marco sui social, quindi è tutto. Ok, allora, Marco, io intanto ti ringrazio perché insomma abbiamo fatto un altro viaggio, abbiamo cambiato genere, poi insomma abbiamo già avuto piacere ad accoglierti l'anno scorso, oggi sei tornato, quindi ormai l'appuntamento è 2025 con il prossimo, eh. Ah, e beh, vedremo. Io, come sai, continuo sempre a scrivere, solo per noi, in questo momento che state ascoltando, in questo momento vi rivelo che sto scrivendo già il nuovo libro, però non voglio rivelare nient'altro perché,
si vedrà. Però ti ringrazio perché, come sempre, è stato bello con te. So che non è un'intervista così botta e risposta, ma è una chiacchierata, è un raccontare anche se stessi, è sempre un piacere ripensare a tutto quello che si è fatto finora, a tutto quello che si cerca di fare ancora. È giusto, è giusto. No, io poi ringrazio te perché sei stato, io quando propongo agli autori che seleziono sono tutti sempre molto gentili, accettano subito e quindi ne sono onorata. Allora, intanto vi ricordo quindi Marco Caneva che ci ha fatto compagnia oggi pomeriggio, il libro è Lucky, storia di due destini inseparabili, pubblicato da Book Road. Quindi insomma Marco, noi appuntamento col prossimo libro, perché io ho già deciso che sicuramente mi piacerà come i primi due, ormai ti seguo, no? da un paio d'anni, quindi andiamo su questo filone. Tieni conto che, come hai visto, che sono passato da raccontare una storia crime a passare una storia di amore e di amicizia tra uomo e cane, sai che passo da una tematica all'altra, e quindi, da un libro all'altro, quindi del prossimo ti puoi aspettare di tutto. Di tutto. Bello, ma questo è il bello, questo è il pepe che ci piace, quella curiosità sana che ci fa appassionare, quindi invito tutti a seguire ovviamente Marco, come faccio con tutti i nostri autori che vi porto in radio, perché insomma sono effettivamente, se superano la mia selezione è perché hanno qualcosa in più, nulla togliere. Grazie. A tutti, però sapete che io ci metto veramente tanta passione, tanta cura nei titoli che vi porto, ma soprattutto nelle storie degli autori, perché alla fine ci si dimentica poi un po' di chi scrive. È bello conoscere anche le vostre emozioni, un po', no? Il processo creativo, è bello quello, ci si dimentica. Quindi, insomma, grazie, sì, anche perché insomma è bello anche non leggere sempre gli autori più famosi, che per carità sono bravissimissimi, però è bello leggere anche libri e opere, cioè lavori anche di scrittori che magari sono anche meno conosciuti, ma vi garantisco che sono sempre bravissimi. Sì, su questo sono d'accordo. Ne conosco tanti. Sono d'accordo con te, poi io ho sempre questo grande obiettivo e questo valore che mi è stato insegnato, che l'arte inizia sempre dalla strada. Perché le più belle cose, gli artisti, i cantautori, gli scrittori nascono sempre dal piccolo, e ci sono delle stelle che poi nascono e sono bellissime, quindi come facciamo anche la scelta di non passare musica di grandi case discografiche, ma cerchiamo proprio gli artisti emergenti, la musica indipendente, c'è la qualità ovunque, e di solito anche sui self, no? Che qualcuno dice ma porti un self in radio, ci sono delle persone che autopubblicano, perché non mi piace chiamarli self, ma persone che decidono di autopubblicare che hanno davvero tanta qualità, per cui io voglio abbattere questa cosa dei giudizi, degli stereotipi, io voglio abbattere queste barriere in tutti i campi, perché ci sono ovunque nella nostra società. Io voglio davvero essere un esempio che i muri e i limiti vanno azzerati, si costruisce una società migliore, secondo me. Certamente, anche non solo seguire tutto quello che ci dicono i media, la televisione, fare quello che fanno tutti e andare a cercare, anzi, il proprio piacere, i propri interessi, le proprie voglie. Esatto, esatto. Bene, allora, io vi do l'appuntamento quindi con Aroma Letterario, come sempre, lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 2 per i nostri salottini. Marco, io davvero ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato qui con noi e per averci raccontato anche di Lucky. Ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori. Mi trovate sui social, basta digitare Marco Caneva, o su Google per avere tutti i dettagli, informazioni su quello che ho scritto, quello che scrivo e che scriverò. Ti ringrazio ancora perché appunto è sempre un vero momento piacevole, diverso dal solito. Bene, bene. Benissimo, allora io vi lascio ai programmi della nostra giornata. Vi ricordo che Raccontiamo inizia con le repliche dei best of, perché siamo un po' nella pausa estiva, giustamente, perché ci prendiamo
un momento di pausa, ma in realtà noi stiamo lavorando il doppio di prima, perché stiamo escogitando, stiamo ragionando nuove cose, c'è già in programmazione un nuovo palinsesto, tante attività, per cui insomma non si smette mai di lavorare. Noi ci troviamo direttamente mercoledì pomeriggio alle 2 con Aroma Letterario. Buona serata a tutti!